È stato svelato nella giornata di venerdì 29 ottobre il calendario della Serie D Calcio a 5 Under 19, 17 e 15 regionale. Presso il Teatro Polifunzionale di Pineto sono intervenuti i massimi dirigenti della LND Comitato Abruzzo per questa grande opportunità di ripartenza in uno sport fortemente condizionato dalla pandemia e da una carenza di impianti sportivi. 4 i gironi Teramo, L'Aquila, Vasto Chieti e Pescara e 5 le promozioni al campionato di C2. Una grande emozione, perché vivere questa sala e sapere che tra pochi minuti avremo i presidenti delle categorie di Serie D e delle categorie giovanili, che loro realmente per 2 anni purtroppo non sono riusciti a fare attività, è una cosa bellissima che mi emoziona veramente. Certamente dietro ci sono stati sacrifici e per questo ringrazio tutte le società, le ringrazio veramente di cuore. Ci sono stati anche tantissimi sacrifici da parte del Comitato regionale, abbiamo dovuto superare numerose problematiche, però abbiamo ottenuto dei numeri importanti che ci mettono in evidenza che il futsal abruzzese c'è, che è un movimento in crescita e soprattutto abbiamo e confidiamo nella crescita del movimento giovanile. Prosegue inoltre il progetto Mettiamoci in gioco, che vede la partecipazione della squadra di detenuti ASD Libertas Stanazzo nel girone vastese. È un momento di sperimentarsi per i nostri detenuti, un momento di mettersi in gioco anche per loro. Ci siamo rimessi in gioco anche noi come istituto penitenziario, perché siamo ripartiti dopo un paio di anni purtroppo, diciamo, causati dalla pandemia, e niente, proviamo questa esperienza, speriamo con buoni risultati.